signor commissario non ha approvato il piano delle attività territoriali per il 2017 e siamo al 10 novembre. Nessuna regione d'Italia è in queste condizioni. Onorevole Pacelli, ci sarà sicuramente a Locri un problema serio, per esempio per le attività ambulatoriali accreditate. È stato fatto il decreto per il budget del 2017 una settimana fa. Non si governa in questo modo, non va bene questo modo di governare. Perché i budget delle attività si fanno un anno prima, non alla fine dell'anno. Certo. Perché questo lei lo sa bene che cosa produce. Certo. Che tutti gli erogatori faranno atti di contestazione alla regione. Certo. E si spendono soldi per avvocati, per cause, per tutto quello che significa una gestione di questa natura. E di questo deve dare conto l'ingegnere Scura. Non di dire io ho fatto, perché lui in questi anni ha affossato quel poco di sanità che era rimasto nella nostra regione. Ci è voluto l'iniziativa perché ci si accorgesse che c'era quel dramma in quella situazione. Perché non è stato fatto il piano delle assunzioni del 2017 a gennaio? Abbiamo assistito per mesi a un balletto tra scuole urbane, una rappresentazione indecente. Onorevole per mesi abbiamo assistito a questo balletto. Onorevole Pacelli, perché quello scusi. Che si vorrebbe decidere in queste ore, in questi giorni, si poteva decidere il mese di gennaio. Lei sta dicendo che l'azienda ha lavorato meglio oggi che ieri, perché ha fatto l'atto aziendale. L'atto aziendale è da 4 anni in incubazione, la prima cosa. Ma non è assolutamente aspetti. Ma lei parla senza avere cognizione. No, io purtroppo ho cognizione, ho le carte davanti. Io sto parlando con le carte davanti. Quattro anni fa c'era Scopellitti. Ho capito chi c'era, lo so chi c'era. Quindi lei non mi può portare su un ragionamento. Io non la voglio portare su nessun ragionamento. Io sto facendo semplicemente una, come devo dire, una cronistoria della situazione. Allora mi dica lei quando sono state approvate le linee guida per l'acqua aziendale. Le linee guida per l'atto aziendale, se la data che è scritta qui a penna e io riesco a leggere bene, 31 marzo 2017. E addirittura c'è il prospetto dell'elenco delle necessità dell'ospedale di Locri. Detto questo, voglio dire quello che stavo dicendo io era un'altra cosa. Che lei ha detto che 4 anni fa sono state fatte le linee guida. Io ho detto che era in incubazione. Significa che si sta discutendo su quell'atto aziendale. Allo stesso modo devo dire di Scura. Mi è sembrato innanzitutto una persona corretta quando mi disse che a un certo punto il padre è calabrese. Rosario, guarda, io ho assistito 3 volte quando i sindaci della Locride, giro a Roma, una volta era con Craxi, l'altra volta era con Prodi e l'ultima volta con Renzi. Sai che si disse? Non dico che corria la prima volta quello che è successo, perché se non si va lì con un programma, con delle richieste ben precise, se non si entra nel merito dei problemi, dice siamo degli incapaci. Voi siete i responsabili del territorio, voi siete che amministrate il territorio, avete politici, avete sindaci, avete tecnici, esperti, non siete capaci di venire qua e dirci che cosa volete. A, B, C, D. Va bene, ma finiamo con questa storia. Dobbiamo imparare che bisogna programmare, pianificare. La pianificazione non sa quanto sta in casa e poi andiamo a protestare col governo. Dovremmo vergognarci di questo. Vergogna. La prossima volta mandiamo te. Allora, non sbaglio me, perché io siamo solamente gente, venimo come fanno quelli che sono più avanti di noi, quelli che sono più organizzati, quelli che pianificano candidamente tre persone insieme e si ingrigliano. Non sappiamo che cos'è la programmazione. Dobbiamo la vergogniamo. Facciamo rispondere Mario. Rocca. Dice Mario Diano dice che dobbiamo vergognarci, io dico che dobbiamo capire di cosa stiamo parlando, perché qua non stiamo capendo di che. Allora, c'è un ospedale Spock, c'è una normativa che regolamenta degli standard che bisogna rispettare in un centro Spock. C'è un diritto sancito dalla Costituzione e dalla stessa qualificato come inviolabile, che è il diritto alla salute. Noi chiediamo che la legge venga applicata. E l'unico però non mi interrompere Mario, perché non è che prego Rosario. No, i ritornelli proposte, io non voglio rispondere
rispondere. È uno Spock ha dei quesiti stabiliti dalla legge. Perché il territorio e i disastri che abbiamo ereditato li dobbiamo forse ai ritornelli di generazioni passate. Ma non voglio, quindi facciamolo rispondere, allora, però Mario. Io mi alzo e me ne vado. No, no, rispondi Rosario, facciamolo rispondere. Mi alzo e me ne vado perché prego, non posso accettare. Prego, Rosario. Mi si pontifichi. Poco fa hai detto che oggi stai vedendo lo sviluppo turistico e culturale di questo territorio grazie a Mario Sebbi Pasquale Rocco. Sono le stesse cose, Mario, sono le stesse cose che dicevi di Candelori in Balzano quando ha preso per il culo questo territorio no, con la mozione per la Locride. Questa è la verità. Voi siete filo governativi, state con quelli che governano e non fate il bene del territorio. Questa è la verità, caro Mario Diano. E oggi volete addirittura contrastare un'azione incisiva dei sindaci che vanno a Roma con coraggio, perché non si vedono i sindaci che salgono su un treno. Parlo di proposta che debbono fare i sindaci, va bene? Su questo mi capisci, sono la proposta. Ma lo capisci che la proposta l'abbiamo fatta e non è stata ascoltata? La proposta è semplice, quella di trasformare l'ospedale in un ospedale Spock, quello di fare le assunzioni, serve un piano straordinario, perché l'ho detto prima, attraverso le vie ordinarie di assunzione, di acquisto materiale, attrezzature e cose varie, l'ospedale da qui a 6 mesi, caro Mario Diano, sarà chiuso, perché oggi in radiologia ci hanno detto che ci sono tre medici che fanno il turno per tutta la settimana. Stessa cosa al pronto soccorso, l'ortopedia è chiusa, tutti i reparti di urgenza sono chiusi, questa è la verità. E a chi dobbiamo dirlo? L'abbiamo detto al presidente Oliverio, lo abbiamo detto a Scura, lo abbiamo detto a Brancati, ma non oggi. E allora perché oggi parlo di tavolo, scusa? Ma quale tavolo? Ma ancora parliamo a di Roma, tavoli? Ma quale tavolo? Il tavolo dovremmo dare in testa a qualcuno per come ci hanno ridotto, caro Mario Diano. Ancora mi parli di tavoli, siete abituati ai salotti, qua non si risolvono le cose con i tavoli, le cose si risolvono affrontandole seriamente e le devi affrontare chi ha la competenza per farlo. E non sono i sindaci, lo capisci? I sindaci devono denunciare questa situazione, denunciare. I sindaci denunciano una situazione gravissima e lo fanno anche coraggiosamente mettendosi contro i propri partiti. L'ho fatto io con il mio governo regionale all'epoca contro Scopelliti, lo stanno facendo oggi anche se c'è un'azione poi strana, comunque lo stanno facendo e ne prendiamo atto. Voi non lo state facendo, siete buoni solo a pontificare, ha ragione Rosario, siete buoni a pontificare e non fate nessuna proposta.